È un paese serio, sono paesi seri quelli che consentono le adozioni o comunque consentono ai transessuali di fare i genitori, come la Spagna e l'Olanda. Come No, io non lo accetto perché, li giudica? malissimo, perché credo che un Ma bambino, non è una roba barbara affidare un bambino, un genitore io transessuale? credo che il bambino abbia un diritto naturale di avere una figura paterna e una figura materna, e quindi di avere una sua crescita equilibrata attraverso quello che la natura in centinaia di migliaia di anni ci ha trasmesso. Qualche volta lo dico, insomma, in maniera un po' brutale, ma che un bambino si alza al mattino, il papà si chiama Ugo, e la mamma si chiama Ugo, mi dicono quello che vogliono, ma non credo che rispetto a se stesso, nella relazione con gli altri, possa crescere con una personalità equilibrata. Questi bambini a cui si impone un'adozione di un... perché viene imposta, un bambino non se lo sceglie un genitore transessuale, cioè è una forma di violenza secondo me verso il minore. Ma questo ci porta lontano, ci O no? Sì o porta. no? È Noi d'accordo? abbiamo in Italia scelto la strada di una scelta anche di genitorialità che passa attraverso un uomo e una donna, l'incontro di un uomo e di una Sì, donna ma la domanda è come un'altra, base. Sì. onorevole. Imporre a un bambino, un genitore dal sesso non definito, minore, come genitore, è una forma di violenza Ma psicologica? Sì o no? fin Mi dall'inizio risponda però. sì. Ci Ok. sono già negli Stati Uniti il famoso 1425, Certo. sono 1400 figli dello stesso donatore che si conoscono, probabilmente saranno anche 3000, ma c'è di peggio perché oggi è possibile comprarsi un figlio assemblando i fattori della produzione, acquistando il seme da una parte, affittando un utero Galera, dall'altro. Eh? galera. Inaccettabile perché vuol dire proprio colpire alla radice quel Senta, diritto del bambino di avere un padre e una madre. O a parte le questioni giuridiche intricate che nascono quando la gravidanza fa male, o chi gli ha affittato l'utero se lo vuole la patria, tenere, o quando la coppia si ci rompe. sono genitori tipo padre e madre che si dicono di scoprirsi omosessuali, uno ha scritto anche un libro, uno scrittore come Scalise, serio, dicendo io mi sono scoperto omosessuale dopo aver sposato mia moglie. Cosa si fa con quei genitori che poi vanno a convivere con un uomo dello stesso sesso, che hanno figli ancora in minore età? Gli si lascia la patria potestà? Io credo che i tribunali dei minorenni faranno una loro valutazione sulla questione, sulla situazione specifica. Credo che l'orientamento sia quello in Italia di lasciare il bambino a chi dei due genitori dà le maggiori garanzie di una loro crescita equilibrata. Qualche volta può capitare anche a nessuno dei due, ad altre figure. Qui però siamo fra la Ci sono degli fisiologia e la episodi. patologia, sono situazioni intricate in cui caso per caso saranno i tribunali a dover decidere, è difficile dare un giudizio generale su questa situazione. Se un genitore va a convivere con una persona dello stesso sesso, secondo lei ha a In linea di livello massima personale lasciare il bambino con la madre. col genitore etero, rimasto Sì, io etero? lascerei il bambino con la madre, credo che sia l'orientamento del tribunale dei minorenni. Poi se la madre ha altrettante patologie, poi bisogna Vabbè. vedere anche, ci sono i servizi, parleranno con i genitori, Certo, bisogna vedere che tipo di però il suo rapporto è. parere personale chiaramente di lasciarlo col genitore.